Luciana Littizzetto! Eccola qua! Distanziatissimi! Allora, bentornati, siamo così contenti di vederti. Ah, pensavo che dicessi siamo contenti di essere a Rai 3, perché vuoi dire anche quello? Anche, l'ho già detto. Di le stesse cose che hai detto per Rai 1 e Rai 2, siamo molto contenti. Sai che non mi ringrazia Dio, io non mi ricordo niente. A Rai 3? No, tre casi. Ma questo non è un bastone. Ma sai che io sono a Rai 3 dal 1985, che tu non eri nata? Certo. Sì, vabbè. Io sono stata Rai 3 tantissimo tempo, non escludo che qua sotto ci siano i cicles miei che ho incontrato. Ah, può essere. Durante tutti questi anni. Allora, Luciana, certo che però uno non fa in tempo ad abituarsi che ti cambiano. Entri in bagno, sei su Rai 2, esci, sei già su Rai 3. Stai seduta, siediti. Lasciami stare. Allora, tu siediti. Sai che adesso sei mancata tanto. C'è un nuovo gioco. Al posto di Strega tocca coloro, sì? C'è Fazio cambia canale. Siediti. Devo parlare un attimo con i pesci, che anche loro mi hanno detto che non ne possono più di essere spostati, che vogliono lavorare in pace, smart working, sì, ma adesso, che non ne possono più. L'anno prossimo Rai Yo-Yo. No, io voglio andare a Rai Sud Tirol. Sapete che esiste? È tipo certo. Rai 3 con una serie di trasmissioni in ladino. Certo, tu come sei messo con ladino? Male. Lo snoccioli un pochino? No, proprio niente. Vabbè, comunque, io personalmente non mi sarei mai mosso da qua, quindi sono molto contenta di essere perfetto. A Rai 3. Siamo nati a Rai 3, sì. E dopo un lungo viaggio... Siamo tornati a casa. Sbarchiamo di nuovo a Rai 3. Vabbè. Pensa, che impresa! Allora... È proprio come se Cristoforo Colombo avesse scoperto Savona. Sì, però... Poi questa è una rete pazzesca, perché è una rete... Ma la pianti? No, ma vorrei mica fare tutto il tempo non così. Mi hanno raccomandato altro. Guarda che tra un po' lo giro e faccio così, crack, col ginocchio rotto. poi dobbiamo mettere, col meccano ti devo aiutare a aggiustare. Comunque dicevo che questa è una bella rete, perché è una rete che parla alla realtà. Qua ci sono gli assassini di Storie Maledette. Sì. Poi ci sono i ladri di Report. Poi ci sono le multinazionali assassine di Presa Diretta. Quindi gli unici incensurati siamo io, te e la Sciarelli e i polipi nasali di Michele Mirabelli. Ecco. Comunque, ma fai bene, perché non sono più abituata ad averti vicino. Sì. Si stava tanto bene lontano. Lo so. Guarda. No, io invece no, io avevo un bisogno proprio fisico di vederti. Sì, ma sei sempre stato color primo sale? Così? No, ma ti facevo divertire. Sono abbronzato, scusa, tutta l'estate. Ma abbronzato? No. Ma guarda che Berlusconi che ha fatto il Covid ha un colorito più sano del tuo, eh. Allora, guarda. Dimmi. No, state tranquilli, per ora. No! Grazie, brava. Guarda. Pronti a intervenire. Vedi, guardala bene la cicatrice, è una classica, tipo cerniera lampo. Mi fa impressione. Sono piena di cicatrici, mi mancano i tappi in fronte come Frankenstein. Sì. Comunque, ti dicevo che Berlu, non so se hai sentito, si è covidizzato anche lui. Hai sentito? Sì, ho sentito. Ma anche voi, quando è arrivata la notizia, io sono stata male, mi sono preoccupata. Adesso speriamo che quell'uomo lì meglio, non è, perché adesso pare di nuovo, avevamo letto di nuovo notizie. No, ma adesso è guarito, è ancora positivo. Speriamo bene. Vabbè, però meglio presto, la cosa così strana... Viene a trovarci. La cosa... Sì. Così viene a trovarci, l'ho invitato. Ah, no, ma adesso non può, perché è ancora positivo. No, ma poi hai sentito che cosa ha detto? Ha detto che lui aveva la carica virale più alta di tutti gli altri. Cioè, ce l'ha lungo anche il corpo. Vabbè, basta! Ma è vero! Sono due... Ti prego, di fronte a loro. Scusate, sorelle. Di fronte a loro. Forse ha confuso carica virale con carica virile. Va bene, vai avanti. Potrebbe anche essere. Su che c'è la torta. Ma la cosa bella è che l'ha chiamato... Mi lasci parlare? No. È la cosa bella che l'ha chiamato Putin e gli ha detto, Silvio, vuoi mica il mio vaccino? E lui ha detto, no, Vladimir, ti entro pure il tuo vaccino, io non lo prendo. Ma dai, l'ho fatto anche a mia figlia. Voi l'avete più vista la figlia di Putin in giro? Secondo me è color rana, con le orecchie trasparenti come il guscio dei gatti. Si dicono tante cose, poi chissà se è vero. Vabbè, allora. No, poi gli ha detto, se vuoi Silvio, ti do anche un po' di tè, ti mando del tè. Lui ha detto, ma al plutonio? No, sai che loro hanno un po' il vizio di correggere le bevande, come noi la sambuca nel caffè. Correggono, insomma. Comunque, insomma, Zangrillo l'ha curato, come cura... Si fanno tutti curare da Zangrillo. Stai attenta. Ecco. Tra l'altro io propongo un nuovo talent quest'anno, oltre agli amici di Maria,
i guariti di Zangrillo. Potrebbe essere il tacco conta o posso farne a me? Perché il tacco è molto alto, qui posso forse toglierlo. Ha intenzione di passare tutto il tempo con quello, giuro che alla fine te lo do in testa. 10, tacco da 10, no, lo dico, sì. No, poi una cosa che ho capito adesso anche da Anthony Fauci, che è qua, Fauci. Beh, fortissimo. Fortissimo. Lui, e poi c'è anche l'altro che studia a Oxford, che si chiama Richard Peto. Sì. Peto e Fauci, capisci? Va bene, vai avanti. In che mani siamo? Sì, vai avanti. Va bene. Comunque ho capito che col Covid non bisogna scherzare per niente. Perché non vuole essere preso per il culo, perché è molto suscettibile. Sì. Tutti quelli che l'hanno preso per il culo poi tranq. Sì, bisogna stare attenti. Bolsonaro, sì. Boris Johnson, sì, sì. Briatore. È meglio essere tutti quelli con la B, tra l'altro. Sì. Intorno alla lettera B c'è una K, quindi se vedi Baglioni digli di stare in campana. Riferirò. Allora, noi comunque qua facciamo attenzionissima, ovunque ci sono barili di gel da tutte le parti. Ti ricordi, non si trovava, meno male adesso. Allora adesso vorrei lanciare un appello. Un altro. Ma è possibile fare un gel che non appiccichi, porca loca? Che ci sono dei gel che tu te gli passi ed è colla da tappezziere, non va via, ti si appiccicano le mani. E ci ti fai delle passate di vinavir, sembra il mastice quando devi aggiustare le gomme della bici, perché poi entri in un posto e ti ingelli, entri in un secondo e ti ingelli, entri il terzo e c'hai la carta moschicida, le mosche così le prendi. Vabbè, solo meglio, con le mani. Meglio abbondare, però non sta più tranquillo. Ho capito, sì. Però meno male che non possiamo più stringerci la mano, se no rimarremo tutti appiccicati, sì. Così, non va mica bene quella roba lì, ecco. Oppure anche gente che sembra che stia pregando, in realtà non è conversione, è proprio gel. Quindi prego di fare del gel che poi si asciughi facilmente. Tra l'altro. Ma tu ce la fai a guardare più, cioè a girarti appena appena, o ti devo aiutare? No, tenta non cadere. Mamma mia, guarda, stati che cade da dietro, è finita. Allora, dicevo che tra l'altro non possiamo. Non è cambiato niente neanche con il Covid. Che non possiamo neanche più salutarci col gomito, l'ha detto l'OMS, sì, hai sentito? Con la mano sul cuore. Non bisogna più fare così perché è molto pericoloso. E poi aggiungo io, è pericoloso perché i gomiti non sono mai alla stessa altezza. È vero. Io per esempio colpisco sempre il fegato tutte le volte che... E gli altri gomiti mi arrivano sempre nell'occhio, quindi... E però sarebbe stato anche bello continuare perché erano delle belle danze. Hai visto Conte e la Merkel che ballavano proprio la danza del gomito? Sì, visto, il bam bam twist. Ce l'hai? Vogliamo vedere? Sì. Il cuore, ma il proprio cuore, non quello della collega che c'ha la quarta, col cuore su. No, proprio. Dai che poi il passaggio successivo sarà toccare il culo, sarebbe benissimo. Ecco, non... Comunque il top è stata l'IKEA, sì. L'IKEA che ha messo questo cartello nei bagni. Filippa, sempre tu sei. Ecco. Ti suggeriamo di lavarti le mani con acqua e sapone per 20 secondi oppure per il tempo che impieghi a nominare 10 prodotti che ricordi e conosci. Tu li sai, Fili, 10 prodotti dell'IKEA? Sì, allora. No. Tronta, Kalmar, esatto, Stockholm. Esatto, sì. Quanto esatto. Sono? 6? Friedrich, Halvan, Skovla. Fika. Sai che le ho inventate, non sono vere. Ah, ma certo, basta mettere brava, Filippa, brava. Tutte insieme. Vedi una che fa televisione vera, brava. Ma c'è. Brava. Ma lei è tosta. Lei è la più lei, grande. Lei, per esempio, ha fatto tutto il lockdown dentro un armadio Sgründerland, vero? Me lo raccontavi prima. Esatto. È vero, io ho visto il suo Instagram, la seguivo sempre, ero preoccupatissimo, volevo sapere dove era tutti i giorni. Pensa a suo marito com'è contento, invece come sarà stata affaticata tua moglie di avere tra i baroni. Ho aiutato tantissimo. Sì, sì. Comunque noi facciamo tamponi sempre, vorremmo dirlo, infatti se vedete qualche ospite un po' stranito perché gli hanno appena infilato uno di questi tubi su per il naso. E noi del cast lo facciamo continuamente. No, continuamente no. Beh, una volta ogni 15 giorni. Sì. Ma ci verranno delle narici come gli indigeni della Papua Nuova Guinea, cioè delle specie di portombrelli. A questo proposito io vorrei parlare della differenza tra un tampone fatto ad un uomo e uno fatto ad una sì. donna. Perché quanto la fate lunga voi maschi, quanto siete pusillanimi, quanto siete rognosi. No, da fastidio. Sì, ma avete la soglia del dolore alta come il bordo della pizza, è una roba. Noi donne lo facciamo gli occhi commossi 2 secondi, poi basta.
I maschi, come i cani dal veterinario. Senti proprio le unghie nel pavimento appena... E poi ecco, mi escono e ti dicono, ah, come un parto podalico, cioè un'operazione a naso aperto. Ah, non puoi capire, mi è arrivato fin sul cervello. Intanto quale cervello? Vabbè, piantala, allora, su. E poi, attenzione. Partita facile. Ma poi due nozioni, due di anatomia, cioè non è che dal naso arrivi direttamente all'encefalo, no. Abbi pazienza, sennò tutte le volte che starnutisci, pan, ti parte quel poco di materia grigia che hai. E poi dura qualche secondo. Voglio dire ai maschi che la ceretta al linguine fa molto più male. Poi voi maschi non avete il nasino che abbiamo noi. Guarda che signor naso. Sì, è importante. È naso importante, molto. Quindi avete delle canapie con dei buchi che sembrano delle narici. No, cambierei discorso. Dei fori imperiali. Secondo me a questo. Avete proprio sì, dei tunnel di Toninelli al posto. Ma non è delle, sì, ma a quest'ora parliamo d'altro, su. E poi soprattutto gli uomini sono abituati a farsi il tampone loro continuamente. Basta, su, che orrore. Al semaforo continuamente, ci sono uomini che evitano persino l'autostrada per fare la statale e incontrare i semafori per potersi scaccolare, ecco. Se il tampone funzionasse col dito indice avremmo un tracciamento dei contagi al 100%, altro che immuni. Guarda anche soltanto Sgarbi, guarda Sgarbi che si sta facendo il tampone. No, ma dai, su. Tampone da solo se lo fa. Smettila. Guarda, tra l'altro con il dito medio. Sbianca, dai. Il medio sta via. Ciao Vittorio. Allora, ciao Vittorio, ciao. Bianca. Attenzione perché se vai ancora un po' più su ti ledi il nervo ottico. Vai avanti. Allora. Dunque, l'estate sta finendo. Un anno se ne va, sei diventato grande. Grazie che se ne va, perché ha rotto veramente i maroni. Però quest'estate ci ha regalato alcune perle meravigliose. Sì. Intanto Di Maio, Di Maiolone, che abbiamo visto prima. Sì. Vediamo una foto di Di Maiolone, che oltre a tagliare parlamentari, ha tagliato anche alla crema solare. Vediamo. Sì, qui è la particolare... Beh, però anche la... No, ti è partito un droplet. No, di quell'esposizione, è anche l'esposizione della foto. Ho capito, ma sembra un senegalese. Sì, vabbè, che c'è. Fondente al 90%, ma che cos'è, una ceramica etrusca? Vabbè, è molto abbronzata. Ma vuoi? Oh. Sembra i peperoni quando li, vabbè, vai avanti. Li lasci nel forno per troppo tempo. Oh, mamma mia, poi vai avanti. Si è carlocontizzato. No, ma poi la cosa che fa ridere è che si vede che attira proprio i raggi del sole. Allora, oddio, a questo punto approfittiamo, gli mettiamo una spina, le facciamo diventare pannello solare, quindi gli facciamo fare qualche cosa di utile. Tra l'altro il ministro, quello lì, sai chi è? No. È il ministro degli esteri cinese, che tra il jet lag e Di Maio pensava di essere finito in Ghana. Poi Di Maio gli ha detto, mi saluti tanto il presidente Ping, e lì allora ha capito che era veramente... Va bene, vai avanti. Allora. Sai Di Maio come lo chiamano in Cina? No. Riso Venere. No. Smettila. Allora. E poi vediamo anche Di Maio in un momento di estremo godimento, vediamolo. Ecco, con la fidanzata. Sì. Le sta facendo vedere le 5 stelle. Va bene, basta, vai avanti, basta, no, pianta. No, ma attenzione. Su. Cioè, allora, gli tocca capire se è questione di distanziamento voluto o essendosi lui trasformato in un senegalese, ha anche... Vai avanti, basta, ho capito. Anatomicamente. Vai avanti. Ma no, perché non sei in Sardegna, migliorata. Lei in Corsica, fammi capire. Non sei migliorata in niente, sei peggiorata, sì. Ma vediamo anche un'altra persona che ci sta molto a cuore, il nostro indistruttibile Matti Mattarella, eccolo là, ecco, Micio Gatto Gattone, eccolo là, sì. Che questa settimana ha leggermente sdato, ne parlavi. Insomma, è stato bravo, sì, sì, perché se l'è presa con Boris Johnson, l'ha detto che noi non il pulcino siamo... pio. Noi avevamo la libertà e noi... Il pulcino pio, vedi che ha, non ha capelli, ha delle piume, dalle piume di pulcino, ma quelle piume... che ha il pulcino nella pancia, vabbè, come morbide. Vai avanti. Bene, allora, l'hai detto tu, in Inghilterra, ha detto Boris Johnson, ci sono più contagi perché in Italia, rispetto all'Italia, perché noi inglesi amiamo la libertà. Invece noi italiani ce ne fotte la libertà, abbiamo sempre fatto quello che volevamo dal mesozoico a oggi, viene a dirlo a lui e a noi, capito, figura. E Sergione... Quanto gli sono girate? Beh, ha fatto bene. Ma sai che non gli giravano così da quando aveva 7 anni?
che aveva il vicino di banco che gli aveva macchiato il sussidiario. Infatti lui ha risposto: noi italiani amiamo la libertà, ma amiamo anche la serietà. Esatto. E peccato non abbia aggiunto succa. Io personalmente l'avrei fatto. Scusami, abbi pazienza. Poi... meno male che Sergione è un punto fermo della nostra Costituzione. Siamo maggiorenni. Lui e la sua cravatta storta, come siamo, vedi, è sempre storta. Sì, vabbè, siamo maggiorenni. Allora, io adesso comincio a pensare che il motivo della cravatta storta non è lui che si sbaglia, ma che gli specchi del Quirinale siano storti. Ah, può darsi, tu dici. Perché non è possibile. Sì. Comunque, c'è stato il referendum, le elezioni, sì? E... vorrei chiudere facendo vedere tutta una serie di cartelli elettorali che, come sempre, danno molta soddisfazione e sono peggio dei film di Paolo Sorrentino. Luciana. Come follia. Vediamo la primo, il primo manifesto elettorale. Abbiamo qua la signora Uva e sotto... ma che bello! Volpe, ecco. Ma che bello! Un applauso anche all'attacchino che ha avuto il buon gusto di attaccare Uva sopra, come nella favola di Esopo. Bravo. Sarebbe anche stato meglio, non so, Luca Volpe, Mario Gatti. Vabbè, sì. Gatto, come con l'odio, anche Gatto, Lardo e Zampino. Andiamo avanti e vediamo un altro che mi piace molto. Ecco qua, Domenico Briguglio, che ha lo slogan "Non farmi arrabbiare". Qui lo vediamo ritratto mentre sperimenta la galleria del vento. Almeno pettinarsi. Andiamo avanti, vediamo il prossimo, che anche a me piace moltissimo. Sì. Lei. Sì. Puglia Popolare, Caterina senza cognome. È una che prende di petto l'elettore, diciamo. Sì, sì, sì. No, ma poi lo slogan. Cerco te. Se hai voglia di cambiare, contattami. Insieme si sì, può. Però perché tu lo leggi con malizia. Perché tu lo leggi con malizia. Vabbè, però... se sei maliziosa, non vale. Tutto si può leggere così. Certo, però allora a questo punto io avrei messo all'elettore: fai sapere quanto è buona la Puglia con le pene. Basta! Per Dio. Basta, allora. Andiamo avanti. Sì. Poi abbiamo il candidato della Lega, Stefano Mai, che pare molto bravo, ma con dei grossi problemi di comunicazione con un cognome del genere. Sì. Perché ogni slogan è un casino. Sì. Passione, impegno, determinazione, mai. Sì. A difesa dei nostri valori, mai. Con la Lega, mai. Avanti, e anche lei mi piace molto, è Bianca Mazzarino, detta Bianca. Cioè, ma se si chiama Bianca... Cioè, io capirei detta Ursula, detta Gaetano, no, ma, per dire, ma Bianca. Per dire che basta il nome, cioè per essere informali, capito? Detta Bibi. Sì, ma... sì, okay. Vabbè, vai, mamma. Va bene, e da ultimo, ecco, vabbè, penso male, forte che veramente io sono, sì. Io la amo di un amore sconfinato e infinito, sì. Vediamola. Ecco, Laura Guido, e il suo slogan è "Se mi votate sono felice". Se non mi votate, sono felice per voi. Ma c'è bisogno di uno psicologo. Ma puoi? Ma la mente mi si squaglia. Ma tu devi fare mettere uno slogan con un barlume di senso. Ma chi ne ha curato la campagna elettorale? Marzullo. No, Gigi che arriva dopo. No, ma poi guarda dietro, lo vedi? Dietro. E c'è uno stop ribaltato, perché è l'effetto dei neuroni, capisci? E l'impatto della sua energia psichica. Io questa qua la voterei di sicuro. Grazie. Lucianina, attenzione che scende. Lucianina, Letizia. No, ce l'ha fatta. Grazie, ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi. Grazie, grazie signore, grazie molte. Luciana Littizzetto, Filippa, vieni un attimo qua. Senti, no, breve autocelebrazione. Sì. Siccome sono 18 anni. 18 anni che ce la meniamo. Ce la vogliamo prendere una torta per questi 18 anni? Ma certo. Io guarda, ho chiesto al più grande di tutti, e gentilmente ha consentito, Ernst Knamm. Grazie Ernst. Che bello. Buonasera. Buonasera a Knamm. Buonasera Marco. No, state qui con noi, venite vicino. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Che bella. Allora, dov'è il coltello? Fai tu. Sì. Ce la fai?
Sì. Non mi posso tanto chiacchinare. No, sembri profondo. No, no, Luciano, stai Luciano. Attenta che... Luciana, 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 scusami, prima di tagliare. Prima di tagliare. Allora, tu devi sapere che Fabio, fino a 2 settimane fa, non sapeva neanche aprire una scatola di tonno. Sì, è vero, confermo. Perciò vogliamo vedere cosa succede. Accendiamo. Cioè? Niente, non niente, una cosa, uno scherzo che non doveva accadere. No, ma ragazzi, voi non sapete cosa sta per succedere qua. Ti rendi conto che fortuna ho nella vita? Abbiamo deciso che c'è bisogno di dolcezza. I dip a whip of cream in the middle of... tutto a mano, come che tempo che fa, programma artigianale. Pick her up and drink her down. Square cake, round cake. Guarda che 18 anni si compiono una volta sola. Con pazienza, tanta pazienza. Voilà. Dai, buon compleanno, che tempo vi fa. Ma che bravo! Fatti i cioccolatini, uno a uno, ho cominciato, vero Ers, 18 vero. Anni fa, ho cominciato a farli, hanno 18 anni e l'ho fatti per te. Ma ti stai preparando per il dopo Rai 3? Sì, sì, esattamente. Sì, sì, lui allora, taglia è il cugino di Willy Wonka, Willy Minchia. No, Ernst. Ma posso dirvi che ha un talento incredibile. Naturale. Sì, naturale. Io l'assumerai subito. Subito. Sì, sì. Prenditelo. Sì, non lo minacciare così. Fai. Allora ma questo bisogna togliere, questo si mangia. Cioccolato, il cioccolato, ho impiegato 2 giorni a farlo, il cioccolato. E tienilo un attimo. Sì. Che lui è bravissimo. E fa sto taglio. Non fa neanche il buco lui. Mangia un cioccolatino. Io lo mangio. Oh, 18 anni, che tempo che fa. Dedicato alla nostra Luciana e a Filippa. E a Fabio. Grazie a Ernst Kram, grazie a Marco. Per la pazienza. E facciamo così, per festeggiarci, no. Facciamo così, quest'estate c'è stato la hit mondiale Gerusalemme, l'hanno ballata tutti, allora io direi per ulteriormente festeggiarci guardiamo questo video del mondo intero che balla Gerusalemme e grazie a Knam, il maestro assoluto, grazie al cioccolato, grazie.